Ci parli mai con gli spaventapasseri? Giochi mai con gli omini di latta? Sei mai in compagnia di leoni che hanno perso il coraggio? Se devi fare il ragioniere o il dipendente e non svolgi queste attività, va bene. Ma se vuoi fare l'artista, l'attore, devi prendere in seria considerazione la possibilità di avere a che fare con personaggi come questi che provengono dalla storia del mago di Oz, il meraviglioso Mago di Oz, che è un celebre romanzo non solo per ragazzi, ed anche uno splendido film girato nel 1939 da Victor Fleming. Se vuoi fare l'attore, devi iniziare a giocare e devi farlo preferibilmente ogni giorno. È questo uno dei messaggi che più mi piace di un libro che sta per uscire il prossimo 20 maggio 2021. È un manuale pratico per attori dal titolo L'attore crea. Si tratta di un testo scritto da Marta Gervasutti che ripropone il suo metodo di coaching per attori tutto italiano. Questo percorso è già stato scelto da migliaia di attori di cinema e TV attraverso le lezioni che Marta tiene. Questa autrice, se vuoi fare l'attore o se hai iniziato a farlo, prima o poi la incontri. Molto famosi sono diventati i suoi tutorial per attori, ricchi di particolari e di informazioni davvero importanti per rendere al meglio, ad esempio, durante un casting. Marta si è diplomata in regia e sceneggiatura alla Luchino Visconti di Milano. Ha lavorato come aiuto regista e come casting director ha collaborato con registi come Cinzia TH Torrini, Giorgio Capitani e altri. E dal 2006, anno in cui si è trasferita a Roma, è una coach per attori. La domanda fondamentale, secondo me, del libro è: che cosa deve saper fare un attore? Ci sono numerose skill sulle quali la Gervasutti si concentra, giustamente. Una di queste, di cui lei non parla nel libro, è quella di leggere dei libri, di esercitarsi ogni giorno. Un capitolo intero, tra l'altro, è dedicato proprio al training attraverso gli esercizi pratici che Gervasutti propone. Quella di leggere continuamente dei testi per aggiornarsi, per confrontarsi con metodi diversi, è una delle peculiarità che un attore deve avere. Quindi questo manuale va preso, va utilizzato e va tenuto pronto per ogni evenienza. Una delle principali abilità sulla quale Marta Gervasutti si concentra è l'analisi, che deve essere fatta su due fronti, sia del testo sia del personaggio. Nel testo a volte si lasciano dei dettagli. Io per primo, nonostante abbia lavorato in numerosi film e continui a prepararmi dei casting, quindi a leggere degli stralci, per esempio, avevo sempre lasciato perdere la prima nota che in genere, il primo rigo che in genere su una sceneggiatura in realtà si dovrebbe notare con maggiore attenzione, quando c'è scritto interno giorno, esterno giorno o cose di questo genere. Va fatta poi un'attenta analisi del personaggio, concentrandosi sui suoi obiettivi e sul suo carattere. Ecco, su questa parte molto poderosa, Marta Gervasutti snocciola tutta una serie di consigli molto efficaci. L'attore crea quindi. Che cosa crea? Crea innanzitutto se stesso. Ecco, l'attore è una persona che ha una percezione elevata di se stesso, conosce il suo valore, la sua interiorità, il suo essere nel mondo, sa confrontarsi con gli altri e sa costruire una rete, soprattutto con le due figure principali, che sono il casting director e l'agente, qualora si abbia un agente, cosa che può essere molto d'aiuto, ma che non è indispensabile. L'attore crea anche il proprio brand e qui il libro di Gervasutti mi piace molto perché io sono molto attento al brand, alla vendita di se stessi, anche se il brand non va confuso con vendita, il brand personale è un conto, la vendita di se stessi, che pure è necessaria, ne è una conseguenza. Chiunque oggi vuole stare sul mercato, e quello del cinema, anche del teatro, è un mercato, deve innanzitutto costruire il proprio brand, perché è a partire da quello che è molto più facile
riuscire a vendere se stessi e le proprie abilità. Con gli strumenti che Marta suggerisce, e qui lei è una maestra nel indirizzare persino il professionista, oltre che l'aspirante, nello scrivere nella maniera giusta il curriculum vitae, nel realizzare come si deve il book, nel tenere da parte le scene, perché fino a qualche anno fa lo showreel andava per la maggiore, poi ci si è resi conto che era un po' una perdita di tempo vederlo tutto intero, perché ahimè i tempi del cinema sono serratissimi, quindi è molto meglio tenere da parte le scene ed eventualmente inviare quelle più indicate rispetto al casting al quale si partecipa. Numerosi poi i suggerimenti per quanto riguarda il self tape, che può essere sia di presentazione sia su parte, quando si fa un provino su parte a distanza. Questo libro quindi va usato per la sua completezza su tutti gli argomenti che riguardano la vita e il lavoro dell'attore su se stesso, sul personaggio, per citare un maestro del Novecento come Stanislavski. Questo libro è molto utile per prepararsi ai casting ed è inoltre indispensabile per il training quotidiano che l'attore deve fare.